Allora, stiamo per realizzare l'ultima parte del nostro supporto meccanico, quindi la vista laterale. Con il comando linea, seleziono prima il layer di segno, comando linea, mi sposto e incomincio a disegnare la mia vista laterale. Quindi 120, 13, 120, 13. La mia proiettante la vado a cancellare. Comando linea, partendo da questo punto salgo di 45, 120, 45. Partendo da questo punto 25, 120, 25. Comando offset. Distanza di offset 10. Seleziono questa linea e la copio all'interno. Seleziono questa e ci faccio una parallela all'interno. Seleziono questa e ci faccio una parallela verso il basso. Queste tre linee le seleziono cliccandoci sopra con il mouse e le inizio a spostare nel layer tratteggio. Dopodiché, comando linea, disegno una linea che parte dal punto centrale fino a questo punto centrale. Vado già a spostarla nel layer tratteggio, offset 22. La seleziono e la cancello. Offset, distanza di offset 20. Prendo questa linea e la copio all'interno e lo stesso faccio da questa parte. Di nuovo comando offset, in questo caso la distanza di offset sarà 7. Prendo questa e faccio una copia sia a destra che a sinistra. Sulla tastiera. Le seleziono e le sposto nel layer tratteggio. Dopodiché, assi, linea e realizzo il mio asse. Quest'asse lo vado ad allungare sempre di 3, lo stesso vado a fare con questa linea, visto che sono già qui, li sposto nel layer assi. Allora, anche questa vista è terminata.